Furchetta è il primo ristorante di Fork in Progress, questo nuovo progetto che ha vinto anche Principi Attivi 2012. Siamo con una delle fondatrici, Luana Stramaglia. Raccontaci qualcosa di questo ristorante. Allora, sì, come hai detto, Forchetto è il primo ristorante, siamo molto, molto contenti, è stato un lavoro molto lungo, anche perché il bando è uscito nel 2012, quindi siamo nel 2014, sono passati 2 anni, però ce l'abbiamo messa tutta, io e mia sorella, siamo state aiutate chiaramente da tantissime persone, siamo riuscite a mettere in piedi la squadra, quella che noi definiamo la brigata, e stasera sono qui i ragazzi dell'alberghiero, sono qui i nonni che hanno deciso di partecipare al progetto ed è qui la nostra scelta. Chef, anche lei vincitrice di Principi Attivi 2012, questo è un segnale importante. Si parla di una cucina che narra una storia, perché? Perché la cucina è lo strumento ideale per narrare. La cucina è uno strumento fantastico per produrre valore sociale. È proprio in cucina che, nella nostra cucina narrativa, che i nonni e i nipoti si incontrano e preparando queste ricette, scambiandosi anche le ricette, perché chiaramente magari il nonno conosce qualche ricetta della tradizione, il ragazzo può insegnare al nonno qualche ricetta dell'innovazione, avviene questo incontro e noi speriamo con il tempo, chiaramente essendo un progetto sociale, avrà un impatto di lungo periodo e speriamo produca anche valore sociale e solidarietà intergenerazionale. Si parla di prodotti a chilometro zero, quindi tutti i prodotti del nostro territorio. Sì, è una ricerca molto molto accurata che abbiamo fatto anche grazie all'aiuto di Sara la Tagliata, la nostra chef di Nobili Pasticci che appunto ci sta seguendo in questo periodo iniziale. Sono tutti prodotti prevalentemente della Capitanata, della Puglia, comunque stiamo cercando di far prevalere il chilometro zero sia nella scelta dei prodotti da mangiare che in quelli da bere, quindi carta dei vini, birre. Non si parla solo di ottima cucina, ma si parla anche di educazione all'ottima cucina. Sì, è molto importante il lavoro che cerchiamo di fare anche con il cliente e in questo la cucina ancora una volta diventa uno strumento ideale, proprio perché grazie alla cucina noi riusciamo a parlare, come si suol dire, alla pancia delle persone e a trasmettere dei valori, i valori della sostenibilità ambientale, della sicurezza alimentare e di scelte oculate che non inquinino l'ambiente. Questa serata è una serata di presentazione alla stampa, soprattutto. Che cosa proporrete? Allora, è una serata appunto di racconto, una serata in cui veramente apriamo le porte di questa cucina narrativa e soprattutto è una serata per i nostri nonni e i nostri nipoti, perché fino ad oggi Fork in Progress ha avuto la mia faccia, sono sempre stata io a raccontarlo, però questo è il posto in cui veramente tutti possono incontrare tutti quelli di Fork in Progress, quindi tutte le persone che faranno in modo che Forchette sia attivo e vivo. All'interno di Forchette c'è anche un'iniziativa sociale che si chiama Nonno e Nipote. Siamo con nonno? Siamo con nonno Michele. Nonno Michele, sono io, sì. Raspatelli come cognome, Michele. Sono giovanissimo, io sto al traguardo dei 80 anni. Come mai ha deciso di partecipare a questa iniziativa? Partecipo perché è una cosa che mi piace, io ci tengo molto per i giovani. Quando vedo i giovani che si vogliono muovere, che fanno qualcosa, allora io ricordo la mia infanzia, che io ho fatto molte cose. Perché se vedo i giovani moltiplicano così, allora io li scarto. Insomma. E mi piace. E poi sono molto preparato sulla cucina, perché sono 15 anni che sono rimasto solo. E già sapevo fare molto, però mi sono dedicato, che è una cosa che piace, perché se qualcuno piace qualcosa, sia la scuola, sia il meccanico, sia il falegnato, quello che gli piace, riesce sempre bene, se lì. Però se uno dice, ma non voglio fare questo qua, e allora non riesce. E allora io ci tengo e cercherò di dare una mano nelle mie possibilità e mi auguro che va tutto bene. Insomma. Qual è il suo compito all'interno del ristorante? Beh, dovrei dare dei soggiorni come i pranzi che io faccio, i pranzi antichi. Allora, normale che c'è la chef che quello deve capire che se si possono fare, però insomma che ne sono molte pranze che faccio, che li scrivo pure li fa. E allora assieme io dico, io faccio questo e l'artista va bene, lo facciamo. Ecco. Quindi lei propone dei piatti foggiani? Precisamente, per i piatti antichi, sì. Con molte verdure, per esempio il pangotto che si fa con 12-13 verdure, che i giovani non lo sanno dove vanno a pigliare. Viene sia a frutta, c'è cioè la verdura mista, che ne diciamo quella foglia mescolata in dialetto,
Però se quella tiene 3-4, dice questa è mescolata, però se io la conosco e lo so da me, e mi deve dare, che se l'ho portata a far vedere, sennò quando viene questa deve dare le cose che dico io. E sono 12-13 vetture, allora è diversa la piatanza, perché tutti i piatanti, se ci mette qualche cosa di buona, la trovo dentro, insomma, non è che va via. E sono molte cose, l'antica, che si spende poco, e sono migliori di quelle di oggi. Quindi il consiglio è di provare i piatti della tradizione. Io quello che consiglio, se loro vogliono, i piatti della tradizione, perché dove ho provato quello che ho fatto, sono rimasto tutti quanti soddisfatti, meraviglia, insomma. Ecco, ripeto, di più perché costano poco. Ai tempi di oggi bisogna anche valere che costano poco e sono i migliori, se sono naturali, non sono tante quelle cose che mettono adesso, marmellata, carne, quella e quell'altra, mamma mia, sì, lo so, però sono buone, sì, però non è, almeno, quello è il mio compito che mi sono inserito e ti voglio dare una mano a cui a tempo libero, perché posso fare, è questa qua. Le signore che stanno preparando dell'ottima pasta fresca, quindi stiamo riprendendo comunque la tradizione. Certo, sì, in questo caso sì. Però io di tradizione posso parlare poco perché non sono foggiana, quindi sono soltanto un aiutante. Allora andiamo a chiedere, lei è foggiana? Sì, ormai sono 40 anni e più che sto a Foggia, ma sono nata a Troia, quindi comunque siamo della provincia. Quali sono gli ingredienti per dell'ottima pasta fresca? Acqua e farina, ottima farina, farina di grano duro e acqua. Basta. È il segreto per fare le orecchiette? Esperienza, nient'altro. Nient'altro. Sara, la tagliata è lo chef di Fourquette. Anche tu sei vincitrice di Principi Attivi 2012. Sì, io nasco con Principi Attivi 2012, tengo a precisare che è una cooperativa che si chiama Nobili Pasticci e farò affiancamento a Luana per i primi 3 mesi per quello che riguarda la creazione dei menu, il rapporto con i fornitori, come scegliere la materia prima, come si gestisce una brigata, come si lavora, come si insegna ai ragazzi a stare in cucina. Questo è il mio compito. Si parla di prodotti a chilometro zero, quindi una naturalezza e un sapore in più rispetto a prodotti comunque provenienti da altre parti del mondo, dell'Italia. Io dico sempre che faccio cultura a tavola, questo è quello che faccio, sia con Fork in Progress sia con Nobili Pasticci. Cerco sempre di raccontare il prodotto, la storia del prodotto, quindi perché viene scelto un prodotto, la patata di zapponeta, la cipolla, la carota. Per esempio questa settimana abbiamo in carta un risotto extra carnaroli che è mantecato all'olio extravergine di oliva e che è con la carota di zapponeta. Il risotto viene da fuori perché ovviamente non appartiene alla nostra tradizione e viene da una riserva del Piemonte. Invece tutto il resto lo facciamo con i prodotti del territorio, in questo caso di Foggia, perché siamo a Foggia ed è giusto lavorare con l'eccellenza foggiana. Tu parli anche di tradizione e di innovazione. Tradizione perché dialoghiamo con i nonni, quindi cerchiamo di capire quali sono le loro ricette, le ricette storiche, le ricerche del posto. C'è oggi nonna Celeste che fa le orecchiette. Tradizione perché loro ci danno il loro contributo e quindi magari in carta mettiamo le fave cicorie, le orecchiette con le rape. Innovazione perché io come chef amo sperimentare e ovviamente quello che propongo a Luana è un'interpretazione. Io per esempio faccio un cubo di fava fritta con cicorielle che è un mio piatto, quindi l'innoviamo nel senso sì, usiamo il territorio ma trasgrediamo rispetto a quello che c'è. Oggi ci hai proposto di piccole assaggini, che cosa sono? Allora oggi vi propongo un piatto che è a Meccaro, che è un'interpretazione della puccia leccese in una versione da panino gourmet, con il capocollo di Martina Franca che è un presidio slow food insieme al fico secco mandorlato, anche questo presidio slow food, e la rucola, in modo tale che il sapore del capocollo contrasta con la dolcezza del fico secco mandorlato e con la croccantezza e la freschezza della rucola. Un piatto della tradizione, ci sono le orecchiette di nonna Celeste con le cime di rape e io tra poco realizzerò appunto il risotto e carnaroli mantecato all'olio extravergine d'oliva con le carote di zapponeta, quindi espresso. E poi i ragazzi di pasticceria hanno realizzato un dolce che sarà in carta dalla prossima settimana, che sono delle piccole mousse al cioccolato con bacche di pepe rosa. Michele.
Vai tu, Michele. Nonno Michele. Ho detto, impara qualche cosa, dire una bella frase, niente, non gli viene niente. Bravo, nonno Michele. È stato bravo. Questo è un altro, vediamo chi è. Nonna Celeste. 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 Le orecchiette che state mangiando chiaramente le ha fatte lei. Abbiamo visto, dal abbiamo assaporato, sono veramente buone. Grazie. È tanto lavoro. Auguri. Auguri.